ci troviamo in Valle del Mis. Quello che vedete alle mie spalle è il cantiere dove sarebbe dovuta sorgere la centrale idroelettrica, la famosa centrale idroelettrica della Valle del Mis. Avrebbe dovuto sorgere, perché è notizia di oggi che la forestale è venuta in Valle del Mis e ha notificato alla ditta che stava costruendo la centrale il blocco definitivo dei lavori. Questo blocco arriva ovviamente dopo la sentenza della Corte di Cassazione di venerdì scorso, una sentenza chiara, limpida e trasparente, come l'abbiamo definita, che accoglie tutte le osservazioni che avevamo fatto come movimenti dell'acqua, come cittadini che in questi 2 anni si sono mossi per lottare contro la realizzazione della centrale. E da oggi il cantiere è definitivamente chiuso e possiamo dire con assoluta certezza che questa battaglia è stata vinta. Una battaglia importante perché sancisce definitivamente il fatto che in un territorio come questo, Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, nonché Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, non si possano costruire centrali idroelettriche. Lo sancisce la stessa Corte di Cassazione. Infatti, proprio alle mie spalle, quello che vedete alle mie spalle è il cantiere che, come potete vedere, erano già iniziati i lavori di costruzione del manufatto vero e proprio, della centrale vero e proprio. Qui alle mie spalle sarebbe stata installata poi la turbina. Come potete vedere dalle immagini, il danno ambientale è enorme. Alle mie spalle, prima di maggio del 2011, c'erano parecchi metri cubi di roccia che sono stati asportati e gli scavi sono scesi di altri 5 metri al di sotto del livello della strada. Si parla di danni ambientali ingentissimi, danni ambientali che ovviamente i responsabili di questa opera dovranno pagare e dovranno ricominciare a rinaturalizzare quest'area che è stata profondamente segnata dai lavori. Da qui ci sposteremo più a monte per 1,5 km. Questa è la lunghezza della condotta e anche la lunghezza del cantiere, 1,5 km che potremmo definire a questo punto della vergogna, un monumento alla vergogna, 1,5 km della vergogna, di chi una vergogna soprattutto nei confronti di chi aveva il dovere di tutelare queste aree e non l'ha fatto. E ci riferiamo soprattutto alla politica bellunese che è rimasta, che in questi 2 anni se n'è lavata le mani. Ci riferiamo anche al consiglio di amministrazione del parco precedente, che aveva dato il nulla osta alla realizzazione della centrale. Ci riferiamo anche ai comuni interessati, Gosaldo e Sospirolo, che quando avevano la possibilità di bloccare questa opera non l'hanno fatta. In questo momento ci siamo spostati a 100 metri dal manufatto che avete visto prima, che era che riguardava la centrale vera e propria. Quella che vedete alle mie spalle invece è quella che noi avevamo definito la pista, ed è stata soggetta circa un mese fa a sequestro da parte della procura, perché l'indagine è ancora in corso e il motivo di questo sequestro sembrerebbe che ci fossero delle difformità dei lavori rispetto a quello che è il progetto. Quello che veniva contestato dalla procura e dalle rilevazioni del Corpo Forestale dello Stato è che la condotta sarebbe stata posata 18 metri al di sotto di quello che il progetto originale descriveva. Infatti sembrerebbe che la condotta dovesse essere posta al di sotto del sedime stradale, cioè al di sotto della strada vera e propria. Invece nel corso dei lavori ci siamo resi conto che i tubi erano stati posati su questa pista, probabilmente per evitare che la condotta intranciasse i cosiddetti canali di scolo che sono posti sotto la strada. Sta di fatto che però subito dopo il sequestro, a poche settimane dal sequestro,
la stessa Procura della Repubblica aveva poi, per intervento dell'avvocato della Valsabbia, nonché onorevole del PDL Maurizio Panis, aveva tolto i sigilli. Questo è un altro luogo significativo per descrivere la storia di questa centrale idroelettrica. Siamo in prossimità della galleria del Col del Pit e, come potete vedere, anche la strada è fortemente danneggiata in questo momento, perché è stata soggetta ovviamente ai lavori da parte della ditta Alpenbau, perché sotto questa strada, questo sedime stradale, è stata posta la condotta che, ricordiamo, ha un diametro di oltre un metro. Io in questo momento sto parlando appoggiato a delle lastre che sono state posate dalla ditta di Bozzano per permettere il transito dei mezzi, perché al di sotto di queste lastre ci sono delle vere e proprie voragini. Anche sulla riapertura della strada sarà importante costruire nei prossimi giorni una bottaglia, perché questa strada è importante per la valle, è importante per i cittadini, per le attività economiche della Valle del Mis, ed è una valle che ha anche essa una storia di battaglie. Infatti, dopo l'alluvione del 66 è stata chiusa per ben 30 anni e solo grazie alla lotta dei cittadini della Valle del Mis è stata riaperta, per cui da subito devono essere anche, oltre ai lavori per il ripristino ambientale, devono essere anche portati avanti i lavori per la riapertura e la messa in efficienza della strada. Qui invece siamo a circa metà del chilometro e mezzo della Vergogna. È uno degli ambienti più belli della Valle del Mis, come potete vedere da queste immagini. Oggi il torrente Mis è in piena anche grazie alle precipitazioni, abbondanti precipitazioni che sono state in questi giorni. Il fatto di essere riusciti a stoppare questa centrale idroelettrica ha salvato quest'acqua che vedete, perché se la centrale fosse realizzata, oggi il torrente non avrebbe queste portate. In questo momento ci troviamo all'ingresso delle due gallerie denominate Val dei Corts. Sono due gallerie molto belle dal punto di vista paesaggistico, perché sono gallerie interamente scavate all'interno della roccia. Sono due gallerie che sono anche importanti attrazioni della valle turistica del Mis. Purtroppo anche queste gallerie sono state soggette dalle opere di cantarizzazione e dalle opere di scavo da parte della ditta Alpenbau, tanto è vero che la condotta è stata posata al di sotto del sedime stradale. Quello che state vedendo è l'inizio dello smantellamento del cantiere in Valle del Mis. In questo momento gli operai dell'Alpenbau stanno caricando i camion con i mezzi, i materiali e le attrezzature che hanno utilizzato in questi mesi per portare avanti i lavori del cantiere. Queste sono le prime immagini dell'inizio dello smantellamento del cantiere, e inauguriamo anche una nuova fase con queste immagini, che è la fase che prevede la rinaturalizzazione di questa valle. In questo momento ci troviamo a Ponte Titele. Siamo alla fine del chilometro e mezzo della Vergogna. Quello che vedete alle mie spalle sarebbe dovuta essere l'opera di presa della centrale idroelettrica. Come vedete, il cantiere in questa zona è avanzatissimo, siamo a circa l'80% di quello che è il lavoro complessivo. Come potete vedere da queste immagini, rendono bene la cementificazione che ha subito questa valle, patrimonio mondiale dell'umanità e parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Quello che adesso deve essere fatto, dopo lo stop di oggi del cantiere, è l'inizio del percorso di rinaturalizzazione di questa stupenda valle. Oggi è una giornata di festa, perché dall'immagine che avete potuto vedere gli operai hanno cominciato a smantellare il cantiere e, come dire, è finita la prima fase di questa battaglia che ci vedeva protagonisti nel tentare di bloccare questa opera. È una vittoria però dal sapore amaro, perché, come avete potuto vedere dalle immagini, l'opera di cementificazione della valle è andata avanti. Tutta l'intera valle, per un circa un chilometro e mezzo, è fortemente cementificata e artificializzata. Da oggi quindi va rilanciata questa battaglia su un altro piano, che è quello della rinaturalizzazione dal punto di vista naturalistico e paesaggistico di questi territori, che sono territori patrimonio mondiale dell'umanità e all'interno del Parco delle Dolomiti di UNESCO. Ma c'è anche un'altra battaglia che va portata avanti, è la battaglia delle responsabilità. Chi ha sbagliato deve pagare, chi poteva bloccare questi lavori all'inizio, prima ancora che iniziassero, poteva farlo e non l'ha fatto. Noi, come Movimenti dell'Acqua, come comitati ambientalisti, come cittadini e cittadini che si sono impegnati in questi 2 anni a lottare
contro questa opera, lo abbiamo ben detto, lo abbiamo scritto e ribadito più e più volte attraverso mobilitazioni, attraverso sit-in, attraverso raccolte firme, attraverso assemblee pubbliche. Purtroppo la politica bellunese non ci ha ascoltato e adesso chi doveva ascoltare, chi doveva tutelare quest'area deve assumersi le proprie responsabilità e pagare politicamente queste scelte nefaste. Ci sembra giusto concludere questo video ringraziando tutte quelle persone, quei cittadini e quelle cittadine che in questi due anni sono state al fianco del Comitato Acqua Bene Comune e ai movimenti territoriali che hanno dato vita a questa battaglia. Senza la partecipazione di queste persone, senza la partecipazione e l'entusiasmo di centinaia di cittadini e cittadine che sono state la vera forza di questa battaglia, non saremo mai riusciti a vincere e speriamo che sia l'inizio anche del riscatto dell'intero territorio bellunese.